Si chiama Porto d'Orientamento ed è il programma dedicato all'orientamento e alla formazione all'interno della prossima edizione del Salone Nautico di Puglia, in programma a Brindisi dal 12 al 16 di ottobre. Si tratta di un'iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia grazie all'assessore Sebastiano Leo e al ruolo che in Consiglio regionale ha svolto il consigliere Mauro Vizzino e che vedrà coinvolti l'Università del Salento, il Politecnico di Bari, Arti Puglia, l'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, il Distretto della Nautica di Puglia, la Rete degli istituti nautici di Puglia e gli istituti scolastici Vespucci di Gallipoli, Carnaro e Fervaris De Marco Falzani di Brindisi. Stiamo puntando moltissimo su Brindisi. Vogliamo che Brindisi diventi davvero un avamposto importante per quanto riguarda, diciamo, il turismo del mare, per quanto riguarda la formazione che si incrocia poi con tutte le attività, che vengono svolte, diciamo, nella blue economy. Per noi la formazione è assolutamente importante, lo abbiamo pensato, lo abbiamo voluto, il Consiglio regionale ci ha, come dire, dato anche risorse importanti che saranno per 3 anni e quindi in questi 3 anni noi possiamo costruire davvero dei percorsi efficaci sul territorio. È chiaro che adesso sulla formazione bisogna creare filiera. Le competenze in questo settore sono richiestissime. La Puglia e Brindisi in particolare può diventare un centro di eccellenza per la formazione, perché questo deve essere secondo me un progetto che deve durare nel tempo, ma che può dare grande opportunità ai nostri ragazzi.